Allora io sto presentando la radio. Come stiamo adesso? Questa è la società del Foggia. Quindi noi siamo venuti qua tranquillamente a vedere la partita, ci siamo comportati civilmente, abbiamo rispettato il risultato che è stato fatto. Quindi noi non abbiamo detto nemmeno bah, siamo stati aggrediti. Ci erano dei bambini, delle signori che si sono messi a piangere. Allora noi diciamo che stavolta purtroppo dobbiamo fare il reclamo dove. Adesso passo la parola al Presidente. Sì. Le partite si possono vincere, si possono perdere, ma ciò che non accettiamo è il comportamento ostile nei confronti di una tifoseria corretta che ha il diritto di vedere la propria squadra, ha anche il diritto di esultare. Nel caso di specie la cosa che dà più fastidio è che chi, come la dirigenza della squadra del Martina, avrebbe dovuto dare l'esempio, invece ha pensato bene di allontanare tutti i nostri tifosi per dare spazio a due facinorosi tifosi locali che hanno insultato, aggredito verbalmente e tentato di aggredire fisicamente i nostri dirigenti e i nostri tifosi. Questo noi non lo accettiamo, quindi resterà qui l'avvocato Miccoli per formalizzare le denunce nelle competenti sedi. Quanto al risultato, chiaramente noi siamo dispiaciuti, ma quando si vedono queste cose l'amarezza è maggiore per quanto verificatosi rispetto a quello che invece è il risultato del campo, perché non possiamo accettare che una dirigenza che dovrebbe accogliere i tifosi ospiti così come noi accogliamo i tifosi ospiti sempre ci ha riservato questo trattamento. Credo che questi tifosi foggiani non lo meritano e noi da questo punto di vista siamo intransigenti. Abbiamo individuato i signori che si sono comportati in questa maniera, cosiddetti signori, che sono anche dei dirigenti del Martina. Quindi questa volta non passeremo sopra a questa condotta. Come ha detto il Presidente, saranno formalizzate presso le competenti sedi di Martina, immediatamente presso la Procura Federale, tutte gli esposti e le denunce, ivi compresa l'istanza di recuperare le immagini video delle videocamere, dalle quali sicuramente potranno essere esplicitati gli atteggiamenti e si potrà anche sicuramente vedere che non c'è stata data alcuna alternativa né ai giornalisti, perché quello che voglio evidenziare è che nemmeno i giornalisti locali sono riusciti, del Foggia, sono riusciti ad assistere alla partita. Del fatto che il Foggia abbia perso 2-1, come ha detto il Presidente, è una sconfitta sportiva e, per carità, tutti gli auguri del caso a chi l'ha perso. Era uno dei signori, giusto? Sì. È vero? Sì. Oh. È un dirigente quel signore? Sì. Dirigente. Sì, sì, quel signore col cappotto quel è uno signore di quelli che sta, per esempio, che sarà signore, oggetto di denuncia. Quel signore che sta, non so chi sia, quel signore che sta ritirando la parte, quella non so cosa sta ritirando, non so, credo sia un dirigente del Martina, ed era uno che insieme a altre due persone ha inveito contro i tifosi foggiani. Io credo che sia dirigente del Martina, lasciamolo perdere. La dirigenza del Martina oggi ha ricevuto un'ospitalità non per qualcosa ma la Serie A, e ci aspettavamo la stessa accoglienza. Ci dispiace per come è andata a finire, noi accettiamo il risultato sportivo, ma non accettiamo il trattamento che ci è stato riservato. All'80° minuto siamo stati portati in un pollaio di forza, in un pollaio chiuso dove c'erano altri dirigenti del Martina con dei dipendenti che ci hanno provocato e aggredito verbalmente, e noi eravamo con famiglie, donne e bambini che ovviamente piangevano. Questo sarà denunciato alle sedi competenti
e speriamo che ciò non accada, come non è mai, non abbiamo mai fatto accadere a Foggia un qualcosa di simile con qualsiasi squadra abbiamo accolto. Voglio informarvi che non ci sarà nessuna intervista al mister, giocatori ed altri componenti della società, visto il trattamento ricevuto. Grazie a tutti. Il fatto che non ci sarebbe...